pronti via, si ricomincia. Prendono il via sabato prossimo 24 settembre i 48esimi campionati di Serie A maschile e femminile. Ai nastri di partenza della stagione 2016-2017 nella massima serie si presentano 42 squadre, 28 divise in 3 gironi tra gli uomini e 14 tra le donne. L'anno scorso si è chiuso di fatto con due scudetti nel giro di 30 km o poco più, che poi sono quelli che dividono Fasano e Conversano, le due realtà pugliesi che il titolo italiano rispettivamente al maschile e al femminile l'hanno conquistato entrambe per la seconda volta nella propria storia, facendo il paio con la Coppa Italia vinta a metà stagione. Si presenta un campionato diverso rispetto all'anno scorso, vediamo appunto l'ingresso di alcune nuove squadre, dunque immagino che sia sicuramente più competitivo. Per quanto ci riguarda, chiaramente abbiamo diversi obiettivi, quello di riconfermare appunto i traguardi raggiunti l'anno scorso, con l'arrivo anche di alcune nuove ragazze. Mai come quest'anno appunto abbiamo bisogno di un gruppo più unito e compatto appunto per affrontare quella che sarà una stagione sicuramente più impegnativa. Penso che quest'anno sia un campionato molto più equilibrato degli altri anni. Al girone A il Bressano si è molto rinforzato e darà veramente il filo da torcere a tutti. Vedo anche bene il Merano. Il solito Bolzano, al centro ci sarà sicuramente il Carpi, ma il Romagna e vedo anche molto bene la Città Sant'Angelo. Per quanto riguarda il girone C ci siamo noi con Versano e Siracusa. Noi siamo un po' rivoluzionati rispetto all'anno scorso perché avendo perso i giocatori del calibro di Enrico Belli e Rubino dovremmo cambiare un po' il nostro modo di giocare e puntare anche con l'arrivo di Radovcic soprattutto sulle ripartenze veloci sui contropiedi. Penso che ci saremo sempre nella lotta per i vari titoli, però penso che sia molto più complicato lo scorso anno. Anche quest'anno la caccia al tricolore si preannuncia serrata, l'estate ha portato qualche novità nei roster, ma pronostici a parte il campo si prepara come sempre a dare il suo verdetto. 28 squadre, 3 gironi in nastri di partenza in Serie A maschile, sono 13 le partite nel programma della prima giornata, coi fari puntati in particolare sui derby Merano-Bolzano e Pressano-Mezzocorona nel girone A e sulla sfida tra Albatro e Noci nel girone C. Occhio anche alle debuttanti assolute di questa Serie A maschile, le neopromosse Musile, Tavarnelle, Chelona e Palamano Valentino Ferrara. In Serie A femminile le 14 squadre allo start del campionato danno vita a un programma di 7 partite per Messana e Cassano Magnago, esordio stagionale posticipato di qualche ora in terra siciliana, squadre in campo infatti domenica, per tutte le altre invece i riflettori accesi già sabato, un sabato che ha il sapore del debutto assoluto per Flavioni, Leonessa Brescia ed Estense Ferrara, tutte per la prima volta al via in un campionato di Serie A. Nuova stagione, nuova serie di eventi in diretta su Pallamano TV, la web TV della Federazione Gioco Handball. Il match che segnerà il taglio del nastro della stagione 2016-2017 è quello valido per la prima giornata di Serie A femminile tra le campionesse d'Italia in carica del Conversano e il Casalgrande in calendario per sabato 24 settembre a partire dalle ore 18:30, appuntamento allora in diretta sul sito web www.pallamano.tv, sulla pagina Facebook della web TV federale e sull'omonimo canale YouTube. Sabato si comincia, come sempre, buona pallamano a tutti!